Un cordiale saluto da Nicolangelo Biscardi e dalla redazione del dabitonto.com. Siamo a pochissimi minuti dall'inizio della festa dell'Intorciata, la festa esterna dei Santi Medici Cosma e Damiano, che come ogni anno nella terza domenica d'ottobre rinnovano il loro percorso di fede, di tradizione e di storia tra le vie della città di Bitonto. Siamo in una piazza 26 maggio stracolma di gente, minuto dopo minuto la piazza si riempie e tra pochissimi istanti vedremo comparire le figure delle due statue dei santi Anargiri, Cosma e Damiano dal portale centrale del sagrato del santuario dei Santi Medici. Sono tantissime le compagnie forestieri giunte qui in piazza Santi Medici, come abbiamo inquadrato poco fa la compagnia di Poggio Imperiale, e tanti sono i ceri dei credenti, dei fedeli che sono in attesa di poter incamminare insieme ai loro santi per questo percorso di fede e di preghiera per le strade della città di Bitonto. I Santi Medici Cosma e Damiano sono finalmente all'esterno del santuario e la gente inizia subito ad incamminarsi per le strade della città nel loro percorso di fede e di preghiera. Sono stati già liberati le colombe, segno simbolo della pace, e ora tra pochi minuti nel cielo di Bitonto voleranno anche i palloncini, gli archi dei palloncini realizzati in onore proprio dei santi Anargiri. Forte devozione verso i Santi Medici Cosma e Damiano, numerosi fedeli infatti che percorrono la processione al contrario, trascinando, non dando così le spalle alle statue, trascinando grossi ceri, segno proprio di quella preghiera, di quella fede verso i due Santi Anargiri.
con il rettore della Basilica dei Santi Medici, Don Francesco Savino, che recita il rosario assieme ai tanti fedeli bitontini. Finché c'è speranza c'è vita, è stato questo il messaggio che il rettore ha lanciato, ha voluto lanciare ai fedeli che assiepano e che sono presenti fin da questa mattina alle 5 per dare il loro omaggio ai Sant'Anargiri. Accanto al rettore ovviamente i vertici delle forze dell'ordine bitontine, carabinieri, polizia, anche guardia di finanza. Processione iniziata davvero da pochissimi minuti e già sono tante le donazioni di oggetti di valore dei fedeli ai Santi Cosme e Damiano, bracciali, catenine, tutti oggetti di valore che vengono donati dai numerosi fedeli alle statue dei Santi Anargiri. Siamo al termine di questa giornata, terza domenica d'ottobre, si è rinnovata anche quest'anno la tradizione con la festa dell'intorciata, la festa esterna dei Santi Medici Cosme e Damiano in giro per le strade della città di Bitonto in processione assieme a un gran numero di fedeli provenienti da ogni parte del sud Italia. Non solo però la processione dei Santi Medici in questa domenica particolare per la città di Bitonto. Nel giorno dei Santi Medici, fede e tradizione si intersecano. Al tradizionale rito della processione si unisce la storica fiera commerciale. Sono tante le persone che affollano le strade. Non manca l'intrattenimento per i più piccoli, con le giostre allestite alle spalle del santuario. La festa giusta al momento giusto. Sì, anche quest'anno, come ogni anno, la terza domenica di ottobre è stata dedicata interamente alla festa dei Santi Medici. E mai come in questo momento, travagliato da una profonda crisi socio-economica, non meno che da uno smarrimento spirituale diffuso, è stata così provvidenziale. Ed è anche per questo che noi l'abbiamo seguita per voi, cari spettatori, dalle prime luci del giorno, sino alla celebrazione eucaristica conclusiva con l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Cacucci ed il parroco rettore della Basilica Pontificia, Don Ciccio Savino. Nel fascinoso rotolio delle immagini ci troverete lo sciamare gioioso dei pellegrini che venivano da lontano, il corteo suggestivo e frastagliato della tradizionale intorciata, la piccola mongolfiera che si avventura nel cielo e i palloncini che dribblano le stelle, passando attraverso le preziose parole dei fedeli, intrise di fede e devozione. Tutto questo per continuare a riflettere su questa giornata in onore dei Santi Cosma e Damiano, gli Anargiri che operavano senza chiedere un soldo. Una giornata splendida ed insostituibile per la sua religiosa, umana eternità.